Sindacato LISIALP e unitamente alla Prince Art hanno voluto fortemente organizzare questa cerimonia di consegna di attestati di riconoscimento al mondo della magistratura, del giornalismo, della cultura, delle forze dell'ordine e delle vittime di attentati di mafia. Si avvalsa della maestria e dell'estro di un artista che ha creato le opere che adesso andremo a consegnare via via alle persone che chiameremo poi sul palco. L'artista di cui voglio farvi un cenno adesso di biografia è Alex Caminiti, uno dei nomi più rappresentativi dell'arte siciliana nel mondo. Una serata che mi ha colto veramente di sorpresa, ricca veramente di mille suggestioni. Arte, cultura e legalità e antimafia, è stata un'idea veramente straordinaria. È qui presente con noi l'onorevole europarlamentare dottoressa Sonia Alfano. Voglio ringraziare questa città e voglio dedicare questo premio a mio padre. Grazie ancora a voi, grazie anche al SIA che ha voluto riconoscere il sacrificio di mio padre. Non è una cosa scontata, ma è una cosa che soprattutto avviene spesso, per cui l'apprezzo infinitamente. Grazie. Grazie a voi. Se il silenzio è una componente che va tolta, sradicata, l'indifferenza, come dice qualcuno, è l'ottavo vizio capitale. Vi ringrazio di cuore. Grazie di tutto. Grazie. L'esposizione di opere che sono state proposte dalla Prince Art realizzano appieno il significato dell'acronimo. Passo a presentarvi il gruppo folk Amici Gioventù. Faccio i complimenti per l'organizzazione di questa serata riuscitissima. Grazie. È l'autore del libro Il fenomeno mafioso. Io dico che se noi vogliamo fare bene il nostro mestiere, dobbiamo continuare a farlo come abbiamo sempre fatto. Restiamo noi stessi. Grazie.
Io oggi credo che l'alternativa non solo è possibile, ma addirittura funziona. Bisogna testare sempre di più, che contro le mafie si vince. Grazie. Grazie. Non ci resta che ringraziare e salutare gli organizzatori di questa cerimonia. Buonasera, sono Armando Principe. Ho organizzato decine di eventi molto importanti, ma questo per me mi sta nel cuore molto più importante degli altri. Mi occupo di arte, sono in un mondo bellissimo a livello internazionale. Ringrazio tutte le persone che ci sono qui di fronte a me, perché se oggi siamo qui e soprattutto grazie a voi. Oggi quello che noi facciamo è libertà, e la libertà è di vincere, poter dire ad alta voce lottiamo contro la mafia. Grazie.